Ma anche studiare Silvio Berlusconi era uno che viaggiava con il dossier sotto il braccio. Conosceva ogni cavillo di una misura. Matteo Renzi ricorda il cavaliere tutto in IL suo intervento in classe. Durante la commemorazione ufficiale, dopo la sosta per il lutto del Parlamento italiano. Forse dovremmo tutti fare uno sforzo per dare il benvenuto all'altro. Per capire che c'è l'umanità all'interno dell'altro. Dice Renzi. Lo capito in occasione di un pranzo con lui. Ho capito che puoi avere tutti i lussi di questo mondo. Ma il più grande è coltivare le relazioni umane. Afferma Renzi. La sinistra, spiegato Renzi, deve riconoscere a Berlusconi unicum qualcuno detto che notizia. Parlato troppo di lui in questi giorni. La verità è che sinistra ha detto troppo di lui in questi anni. Vengo da un'esperienza politica in cui Berlusconi era il nemico. Ma conoscendolo ho capito che alcune delle cose che dicevano su di lui erano false. Ha detto Renzi. In breve, Silvio Berlusconi ha segnato la Seconda Repubblica come nessun altro. Il modo migliore è ricordarlo. Quindi, ora lavora per un taglio fiscale. Nel suo nome vedo che c'è una corsa a inaugurare opere e infrastrutture. Berlusconi sarebbe contento. Ma se si desidera mantenere il ricordo di Berlusconi in alto in nome di un grande taglio delle tasse nella prossima manovra.